Campo d'estaccio. No, si beva, perché ci sarebbe Mimmo Ferretti, io non è che posso star perdendo tempo a parlare con voi, non ho capito, Ferretti, buongiorno. Buongiorno Rossi, buongiorno Righetti, buongiorno Angelini, buongiorno, buon appetito a tutti, Buongiorno Ferretti. Ciao Mimmo. Con qualche minuto, perché ci sarà la gente che avrà già sta secondo me a occhio. Allora piano piano, capito? Ecco, adesso preso un po' la rincorsa. Oh Mimmo, a proposito, una cosa importante, prima ti abbiamo nominato in quanto grande esperto internazionale, se io ti dico col fiorito, tu che cosa mi rispondi? La patata. Lo vedi? Guarda che sei te che sei ignorante. Non mi riconosco in questa, io chiedo scusa. Sei ignorante perché nel mondo col fiorito è conosciuta solo patata. Sì, ma mo cominciamo con i colori rosso o bianco. No, rossa. Ma quella è la pizza, quella che ti devo. Guarda, comunque la cosa, mi fai schifo, che allora è la tua ignoranza. No, adesso gliene porto. Io no, Mimmo gliene porto un sacco, tanto faccio sempre una strada di terra. Sulla strada. Sì. C'è proprio la gente che vende proprio così, la dà via la patata così proprio. No, vabbè. Ok, esatto. Poi, secondo ci sono i bambini, le scuole sono chiuse. Ma la patata del col fiorito? Cioè, rossa o bianca? È rossa. Rossa, già Judith. Allora, perché Ferretti, lei tra la patata rossa e la patata bianca, quale preferisce? Quella diciamo un po' più beige. Come posso dire? Beciolina. Diciamo, no? Io veramente guarda. Secondo le scarpe che si mette. No, ma a me la cosa che mi fa schifo. Diciamo, a me la cosa che mi fa schifo, sai qual è? Che noi siamo passati per col fiorito l'altro giorno quando siamo andati a trovare Ubaldo. Sì. E io ho detto, sai, qui c'è stava. Ma che stai a dire? Ma te... Pensava che io stavo a prendere in giro. È proprio ignorante. Perché sei uno zuzzurellone. Sì, a me dà l'impressione. Sì, poi dai, manna foto tu zuzzurellone, ma non stavo. No. Una cosa è svenuta, è schiantato. Ma poi proprio... mi hanno a trovare Ubaldo ed è fatto col fiorito. Per ritorno a casa, ritorno a casa, sì, a ritorno sì. Ah, ho capito. È come Pannarieri, passi per Latina, Beh, no, in teoria sarebbe più corta, è però più corta, di molto, È più corta. Sono quasi 60 chilometri in meno. Sì, anche a saperlo che erano così tutte le curve facevo perché non conoscete un po' alcune. No, alcune ci sono un paio di strade interne che si chiamano le patatine. Vabbè, allora la prossima volta te lo dico io, fai Roma Orte, esci, Orte Terni, prendi la Valnerina. Sì, anche fai quella. Tutta la Valnerina. Però ci sono molti autovelox lì, Mimmo. Ho capito. Se uno va quanto deve andare. No, arrivati fatemi finire di parlare. Sì. Arrivati al bivio della Muccia, giri a destra, prendi la superstrada Muccia Civitanova Marche. E praticamente sei arrivato. Hai capito? Tiè. E perché mi ha fatto fare quella? No, i chilometri sono gli stessi. Solo se tu fai quella lì, eviti. Però la domenica eviti camion, perché i camion non li fanno, non la fa quella strada lì interna. Non so, non mi fido più di chi. No, davvero. Chiedi a me, David. Vabbè, ok. Che ti guido io. Va bene. Ferretti! Minestrone pigiamino. No, come? Sì, ho capito, però stasera c'è la partita. Non è che. Magari. Che fai come quelli che fanno i concerti mentre c'è sta a Roma? Fatti che non è. La sera quando c'è sta Roma bisogna fare la Roma, ecco perché perché insomma partita scivolosa al di là del quanto non si fidamo. Io non mi fido proprio zero proprio. Però mi zero carbonella, però mi giochiamo senti il termine tecnico, giochiamo con Pjanic più tre punte, no? Non lo so, probabilmente non lo so. Ma già tre punti, ma se io penso a tre punti Gervinho destro e Ljajic contro Gervinho destro Ljajic, per me non gioca Pjanic, se è così. Addirittura gioca Nainggolan. Cioè io faccio fatica a pensare che tiene fuori Nainggolan e che faccia giocare insieme Pjanic e Ljajic dall'inizio. Questa è la mia opinione. Però può essere tutto. Cioè Pjanic, Ljajic, Romagnoli dietro. La vedo una squadra che c'ha bisogno un po' più di sostanza a mezzo al campo. Allora intanto comincio a mettere tre come De Rossi, Nainggolan e Strootman e poi andiamo a vedere chi mi dici come ti chiami, capito? Mi sembra boh, non lo so. Ti piace mi sembra boh, non lo so. Tu vuoi fare detto, puoi fare quello che vuoi. Cioè, poi la mettiamo 4 se c'è. Quaccio c'è. La mettiamo 4 se c'è. Se non c'è Pjanic sì. Se non... può pure mettere la 4-2-3-1, capito? Però tu avevi detto Ferretti che se gioca a destra gioca 4-2-3-1, secondo me. Ha capito, ma se gioca 4-2-3-1 come gioca? Chi ci mette l'1 in mezzo chi è? L'1 in mezzo sarebbe quello il trequartista, chiamiamolo così.
Se non, anche se Nainggolan non, se non piani, cioè addirittura capirà che Piani ci sta sempre male con sto ginocchio, sta cosa, cioè il ginecchio. No, io ho capito quello che vuoi dire te, Mimmo, scusa, ma Nainggolan ci può stare perché hai i tempi di inserimento, non tanto per la costruzione di gioco, ma per gli inserimenti senza palla, se sviluppi sugli esterni. Guarda che ha fatto a Bologna, mi pare che il gol nasce così. Ma vedo di Galopera che è scettico. È scettico, Mimmo. No, sono un po' scettico. Sono un po' scettico perché. Tu sai poi che stima. Sai la stima che ho per il ragazzo, Mimmo. Insomma, tu per Nainggolan. Per Nainggolan. Sì, sì. Ah, certo. Però gli vedo i piedi leggermente poco educati. Sì, non deve fare il rifinitore. No, no, lui si deve buttare solo dentro. Scusa una cosa, Riccardo Galopeira, yes, Angelini. Yes. Ma Perotta c'aveva i piedi di Zidane? No, però faceva pure 10 gol a campionato, 11 gol. Appunto, ma giocava in quel ruolo, eh? Mm. Quello te volevo venire a dirti. Mm. Certo, tu dicevi, ve lo ricordo, Totti gli tira addosso, la palla che sbatte addosso a Perotta e va dentro. Ed è vero, però... Era anche vero quello. Però, sti cavoli, cioè, va bene lo stesso. Io non credo che lui abbia la stessa attitudine e la stessa facilità di andare in gol. Assolutamente. Beh, Perotta era unico, eh? Sì, infatti. In quel senso lì era unico. Però ti dico che una squadra che contemporaneamente mi fa giocare stasera Ljajic e Pjanic dall'inizio, io sono un po' scettico. Poi magari andranno così le cose, anzi andranno sicuramente così. Però mi sembra che sia un po' troppo così. Io un Nainggolan lì in mezzo ce lo metterei. Tu dici che lui vuol fare un gol di più, mi? Ma io penso che la Roma la partita se la gioca, cercherà di giocarsela con grande attenzione, perché ricordiamoci la partita dell'andata, no? Tutti si aspettavano una Roma di un certo tipo, poi la Roma praticamente l'ha vinta con le armi che di solito favoriscono l'Inter, cioè quelle delle grandi ripartenze, no? Perché il gioco dell'Inter è quello, sviluppo sulle corsie esterni, grandi accelerazioni e tentativi di chiudere con dei tagli centrali. La Roma ha vinto la partita, invece quella volta, e tutti noi dicemmo, vi ricordate, no? Cioè, la Roma a Milano ha dimostrato di saper giocare anche in un'altra maniera, non soltanto facendo possesso palla, ma sfruttando le ripartenze e quello che poi ti può offrire la partita. Ecco, io penso che la Roma cercherà di fare la partita anche questa sera, però dovrà stare molto attenta, perché facendo lei la partita poi si troverà a dover eventualmente prestare massima attenzione a quello che è il gioco di rimessa dell'Inter. Allora io mi aspetto una squadra che sia brava sì in fase offensiva, ma che sia molto 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 brava anche nella fase difensiva. Siccome tu giochi con una formazione che dietro ancora una volta con gli esterni è abbastanza adattata, perché lo ripetiamo, Torosidis ha sempre fatto bene quando ha giocato a sinistra, quando ha giocato a destra non è andato così bene, e giocherà a destra. A sinistra c'è Romagnoli, che da ragazzino, poi se volete vi racconto tutta la storia di quando ha giocato esterno sinistro Romagnoli, e comunque poi ha continuato a giocare invece da difensore centrale. Quindi io immagino, penso che Rudy Garcia stia pensando ad una squadra abbastanza coperta, perché quando lui dice, l'ha ripetuto anche dopo la partita di Bologna, noi dobbiamo sempre stare attenti soprattutto a non prendere gol, perché poi un gol lo facciamo sempre. Allora, un atteggiamento che vede Gervinho, Destro, Ljajic e Pjanic tutti insieme mi sembra un pochino, figurati poi se invece di Romagnoli dovesse giocare Bastos, come anche ho letto da qualche parte, a quel punto proprio se dovesse giocare Bastos la presenza di Nainggolan è fondamentale. Quindi mi aspetto qualche sistemazione, diciamo, lì in mezzo al campo, dai. qualche inciafruglio, diciamo così. Beh, dai. La famosa tattica e pretattica, gioco e fuori loro, gioco. Loro però, ho visto le varie formazioni dell'Inter, Mimmo, la formazione dell'Inter è un po' strana, ma sotto tanti aspetti, perché allora, se io non sapessi che l'allenatore è Mazzarri, vedere in centrocampo che viene presentato con Cambiaso o Kuzmano, cioè a seconda di chi mettono in centro, con le mezzali Guarin e Alvarez, e da più due punte, Hernanes, comunque due mezzali veri, insomma, di gioco. Non sembra sbilanciata, non mazzarriana. Beh, per essere Mazzarri, è vero pure che ricordiamo che l'Inter ha preso 29 gol, più di un gol a partita in questo campionato, certo. Quindi teniamo conto anche di questa cosa qua. È una formazione strana per essere una squadra di Mazzarri, Mimmo. Tra l'altro viene Olimpico, gioca contro una squadra come Roma, voglio ricordare, insomma, Roma siamo quanti, 49 gol, 48 gol, 49 gol, insomma, tanta roba pure sì, tanta roba. Per questo io ti dico che
sfruttando quelle che sono le mie conoscenze che derivano dal leggere e dall'ascoltare quello che dice Rudy Garcia, se lui dice il nostro compito prima è quello di non subire gol perché tanto un gol poi lo facciamo, partire con una squadra che sia sbilanciata mi sembra un pochettino così, un pochino fuori luogo. Ti dico che secondo me la lezione di Napoli Coppa Italia non è passata così, ha preso tre schiaffi e se ne è andato dalla Coppa e tutto a posto, perché io credo che lì lui abbia capito tante cose, perché la squadra che aveva messo in campo a Napoli era esageratamente senza equilibrio, giusto? Sì. È una squadra ai limiti quasi scriteriata, diciamo così, con troppi attaccanti, è andata a giocare una partita predisponendosi male per la partita che doveva andare a giocare. Siccome Rudy Garcia credo che sappia perfettamente che Inter, che magari non ha una condizione di classifica buona eccetera eccetera, però ha degli uomini che ti possono far male, perché alcuni singoli dell'Inter ti possono fare male, io penso che lui cerchi soprattutto di dare un equilibrio sostanzialmente difensivo alla squadra, e avendo davanti gente che ti può far male in qualsiasi momento, poi se tu stai bello dietro coperto magari le cose ti vengono meglio. Ti dico, io non so quanto, perché non te lo dirà mai e non dirà mai a nessuno del resto, se lui si sente tranquillo contro Rosidis e Romagnoli sugli esterni, perché anche quello bisognerebbe capire, no? E allora magari lui sa che la squadra dietro soffre un pochino perché non c'è i giocatori che lui avrebbe voluto vedere, perché ovviamente non sono titolari in entrambi i ruoli, e per questo magari metterà la squadra un pochino più a protezione di questi due giocatori. Ecco perché ti dico, mettere insieme tutti questi che poi pensano sì ad attaccare, danno una mano, però il contributo che ti danno gli attaccanti in fase difensiva non è poi così straordinario, no? Allora pensare a Gervinho da una parte, Ljajic dall'altra, a destra che fa la punta di riferimento, e a centrocampo uno come Pjanic che fatalmente sarà portato anche alla costruzione del gioco, quindi probabilmente non potrà pensare molto alla fase difensiva. Insomma, mi sembra un po' tanto, però magari è così, dando scontato il 4 c'è. Anche io comunque, Mimmo, penso, sai, adesso riflettendo, no, che stiamo parlando a un 4-3-3 con Daniele De Rossi, e tu stai parlando anche dei difensori, no? Perché con il loro schieramento, con i due terzini, diciamo, di fascia che si alzano nella fase di impostazione o che cercheranno la profondità, perché il gioco di Mazzari è quello che sviluppa molto, e le mezzale di Mazzari sono di solito portate a creare la superiorità numerica sugli esterni per mettere queste o il terzino o la mezzale. Brava tecnicamente, non a caso, guarda tu che hai nominato prima, no? Allora, secondo me, i vari Romagnoli e anche il Toro Sidis saranno impegnati molto più alti a contrastare l'Inter, e quindi lasceranno una sorta dei due difensori centrali quasi in uno contro uno. Quindi la posizione e la partecipazione di Daniele De Rossi, secondo me, diventa importante proprio per quell'equilibrio. Quindi tu per questo dici che gioca un 4-3-3? Secondo me sì. Ah, ok. No, va bene, a me piace parlare di queste cose, assolutamente. Secondo me sì. Però non pensi che forse proprio per tutto questo gioco di movimenti e di posizioni, se tu pensi a due mezzali dell'Inter, che sono due che sono bravi tecnicamente e che insomma ci hanno in testa più la fase offensiva che la fase difensiva, a quel punto non ti converrebbe di più mettere due mezzali, due intermedi, chiamiamoli così, come Nainggolan e Strotman, piuttosto che uno come Pjanic? E ti sto dicendo, infatti arriva a questo. Ecco, è un 4-3-3, non un 4-2-3-1, per dirti, con Pjanic dietro a destra. A destra. Allora, facciamo una cosa, Mimmo, ripartiamo da qua subito dopo il break. Ripartiamo proprio da questa considerazione. E sul tarzone del cupolone nanna la maglia tu colori. Di due colori era la nostra, oggi signora del football, non più maestri né professori, ma sono dolori perché Roma c'è già qua. Ferrecci? Eccolo. Quindi a che cosa mi risponde alle provocazioni? Tanto posso dire una cosa, mi dici ancora una volta di più in coro con me che Paglia è un idiota? Si può dire? Insomma, non c'è bisogno di fare il coro. No, perché lui sa che cosa ha fatto ieri? Abbiamo trasmesso dalla mostra della Roma, da Roma TV. Ah?
E c'era lì, c'era anche Max. Si è portato via qualcosa? No, gli ha fatto una foto, cioè, ha pubblicato una foto, un post Cotonetto? Cotonetto e la maglietta di Dotti. E sopra scritto loro due insieme 233 gol in campionato. Veramente un idiota. Vedi, vedi che era carina, eh? Però fa ride, te la tira, fuori. Però che... dire una cosa, ti confesso una cosa, magari non frega niente a nessuno, sì, però sì, stavo aprendo questo come si chiama, questo tweet, no? Sì. E non mi si apriva la foto. Sì. E allora mi veniva soltanto la scritta. Sì. E lui 200, allora ho detto qui è Totti, ho capito al volo che era una cosa legata a Totti più uno che ha fatto un gol a Roma. E sta a pensare, gli argentini? No. Ma chi è detto? Chi può essere? Ma Tonetto non mi veniva mai. Non era venuto, eh? Invece è venuto proprio Tonetto. Era proprio Tonetto. Team Max. Era proprio lui, era proprio lui. Con assist dei Totti, mi ricordo male. Sì, sì, assist di Totti. Esattamente. Strano, eh? Senti, cosa... Perché ha pure Righetti, secondo me. Cosa risponde alle annotazioni di Righetti, tattiche del Righetti che ti aveva fatto? Assolutamente, massimo rispetto e... Proprio per quello che mi ha detto lui, penso che la Roma si metterà con due intermedi piuttosto sostanziosi, sempre a patto che giochi agli Aic lì davanti, ricordandoci che io do per scontato che giochi Romagnoli, ma capisco che qualcuno possa anche pensare che possa giocare Bastos. A me serve una Roma che sia equilibrata, tosta, perché poi davanti la possibilità di far gol, come dice Garcia, c'è sempre. Che questa sarà una partita molto molto particolare per mille motivi, l'abbiamo detto già dall'inizio della settimana, perché ci sarà uno stadio semivuoto, perché l'Inter è una squadra che è tornata ad avere ambizioni, che sta abbastanza bene, perché la Roma è ancora avvelenata per tutto quello che è successo domenica scorsa, non a Roma, a Bologna, bensì a Torino. Ieri in conferenza stampa Rudy Garcia è stato molto molto simpatico, ho letto un sacco di cose, mi sono anche divertito, però alla sua maniera ha voluto anche sottolineare che comunque i fatti ci sono stati, qualcosa è accaduto, non dico che qualcuno si aspetti qualche cosa, però almeno che insomma se possa giocare una partita seria, questo sì, in cui le decisioni siano giuste. In questo senso l'arbitro Bergonzi è uno che se non avverte in maniera smodata la voglia di essere protagonista, può anche fare una direzione come si deve. Se lui vuole diventare il protagonista di tutta la serata, è finita, è proprio finita, perché entra in scena lui in un modo o nell'altro, diventa lui il protagonista, fa in modo che possa diventare lui il vero protagonista di tutta la partita e tutto il resto non conta niente, quindi potremmo andare incontro anche ad una serata dei grandi esaltazioni bergonziane, diciamo così. Quindi una partita scivolosa, molto molto scivolosa, lo ripeto. Una partita che secondo me se la Roma vince mette un bel tassellino ancora per puntellare quello che è il suo secondo posto alla vigilia dello scontro diretto poi contro il Napoli. Quindi prendere tre punti stasera ti consentirebbe di andare a Napoli a giocare ovviamente sempre in ottica secondo posto con due risultati su tre. È anche vero che l'ultima volta che ci sei andato le cose non sono andate tanto bene, però quella è una partita particolare di Coppa Italia, era il secondo tempo di una prima partita. Io lo ripeto, 4 punti con 3 punti stasera e un punto a Napoli, io me li prendo tutti quanti. La domanda che vi faccio su i 3 o 4 punti è pure tra virgolette facile, io me ne faccio un'altra un po' più subdola, comincio dal Galoppini. Sì. Firmeresti per restare agli stessi punti di distacco dalla Juventus e dal Napoli dopo queste due partite? Dove devo firmare? Ok. Baldo? Hola, io sono pronto. Pronto? Mimmo? Io ho già firmato. Già avete firmato. Quindi voi firmereste per rimanere tutto così, sì, dopo queste due partite? Ma il rischio qual è? Il rischio è che tu possa avere, diciamo così, una sbagliata visione di quella che sono le tue ambizioni. Se tu continui a pensare di poter vincere lo scudetto, allora ti dico no, non c'è firmo, ok? Però secondo me l'obiettivo vero della Roma deve essere quello di raggiungere il secondo posto, sappiamo tutti, l'abbiamo detto, Bripin, Barapande, sotto e sopra, quanto sarebbe importante arrivare secondi e non terzi, allora firmo tutto quello che c'è da firmare. Io non credo che la Roma possa avere la possibilità di lottare ancora per lo scudetto, perché il distacco è quello che è, anche se la Roma manca una partita, anche se di fatto c'è soltanto lo scontro diretto eventualmente al meglio delle condizioni, quindi vittoria contro il Parma che dividerebbe le due squadre, però io penso che difficilmente te se fanno avvicinare, tutto qua. L'ho detto un po', diciamo, nel nostro slang,
ma è abbastanza chiaro, no? Ieri tra le cose che ha detto Garcia, ha detto quella cosa dei due terzini dell'Inter, dice l'Inter difende a 5, poi quando attacca sì. Però i difensori sono 3, perché non è inusuale che Jonathan crossa da una parte e chiude Nagatomo dall'altra sì. Parte o viceversa. Beh, è accaduto anche a Roma, che diventa 4. Esattamente, no, mi è accaduto come no, cross di Dodò e gol di De Rosiris contro la Sampdoria in Coppa Italia. Sì, ma dico all'andata, dopo pochi minuti, mi ricordo proprio un cross di Nagatomo con Jonathan che era andato a chiudere sul secondo certo, palo sì. Che era una situazione tattica di cui avevamo parlato, mi ricordo, alla vigilia. Posso dire una cosa? Io Nagatomo mo vado a prendere subito, Ti piace a te, Ammazza, cioè, Ubaldo? Nakatomo, forza, resistenza e sì, un buon passo, non forte fisicamente, vabbè. Però se ti serve per giocare in un certo modo, lui mi sembra che per giocare a 5 è ideale, lui Zunica, qui. Tu ricordi Zunica, quello che giocava con Napoli? Sì, ma non per una Roma di adesso. Scusami? Per la Roma che... No, ti parlo in una difesa a 5. Sì, no, per una difesa a 5 come no. Scusami. Però, voglio dire, Garcia ha detto che la difesa a 3 non l'ha mai fatta, raramente l'ha fatta, però magari ti potrebbe venire buono anche in determinate circostanze, tu c'è dei giocatori poliedrici che ti possono fare in qualche modo benino il quarto e ti fanno molto bene il quinto, quindi è un giocatore che a me piace perché, come dicevi, ha corsa, resistenza, è uno che è tosto, insomma a me, e pensa che la prima squadra che mise gli occhi addosso a questo giocatore fu proprio la Roma, dopo il mondiale del 2010, giusto? Ve lo ricordate? Sì. Che lui si mise in luce in quella circostanza. Poi invece, quasi a sorpresa, lo prese il Cesena, perché Nagatomo è venuto in Italia preso dal Cesena. E poi l'Inter è stata brava a portarselo via, poi, se non ricordo male, direttamente al mercato di gennaio, quello successivo. E quindi questo è un giocatore che probabilmente è costato pochissimo e poteva essere un affare per un sacco di squadre, e l'Inter poi ci è arrivata magari spendendo un po' di più di quello che si poteva spendere, diciamo così, subito dopo il mondiale del 2010, ma c'era una sorta di così di non dico di paura, ma insomma di dire, ma apriamo un giapponese, lo portiamo qui, vediamo che succede, no? E invece magari sarebbe stata un'occasione buona per prendere un giocatore buono a pochi soldi. Però mica si vanno via tutti, Potrebbe essere un problema la timidezza dei due terzini della Roma, Mimmo? Rispetto allora, su Romagnoli sono state dette un sacco di cose in questa settimana, no? Lui a Bologna non è andato male, però io continuo a ripetere che lui a Bologna innanzitutto c'era di fronte quelli del Bologna e non magari quelli dell'Inter, che è tutta un'altra cosa, potrebbe essere tutta un'altra cosa. E soprattutto lui è stato molto bravo a Bologna, perché? Perché non ha avuto mai strafare, ha fatto sempre il suo compitino, si è fatto dare la palla, l'ha ridata, ha dato respiro al giro palla della squadra in fase difensiva. Pochissime volte è andato avanti, dietro è stato molto attento quando ce l'ha buttata la palla. Ha messo una buona palla in angolare. Giocava dietro, insomma è stato molto, molto bravo nell'interpretare il ruolo proprio senza voler strafare. È chiaro che stasera sarà tutta un'altra situazione perché, lo ripeto, gli attaccanti dell'Inter non sono gli attaccanti del Bologna. Spero che lui faccia molto bene la fase difensiva, poi se farà anche la fase offensiva in un certo modo mi interessa relativamente, ma mi interessa soprattutto che faccia bene la fase difensiva. Per quanto riguarda Torosidis, lo ridico quello che ho detto prima, a me ha stupito quanto lui abbia giocato bene a sinistra e quanto invece non abbia giocato bene a destra, e spero che stasera possa dare un'inversione di tendenza anche a questo fatto qui, insomma, perché lui, tutti pensavamo, per mesi e mesi si è detto non c'è il sostituto di questo, non c'è il sostituto di quell'altro, perché Torosidis gioca a destra, poi quando gioca a sinistra ha fatto non bene ma molto bene, una volta che è stato riportato dall'altra parte invece ha fatto molto male. Però io in questa partita, Mimmo, sai che penso? Che se vengono annullati, o perlomeno non partecipano tanto alla manovra i nostri terzini, però annullano quella che è l'efficacia della spinta sugli esterni dell'Inter, perde molto più l'Inter. Se non c'è manco un dubbio, infatti è esattamente quello che ho detto prima, spero che, parlando di Romagnoli, faccia una buonissima partita nella fase difensiva. Non mi interessa che la faccia bene nella fase offensiva, lo stesso discorso può valere per Torosidis, sì, perché davanti poi ci pensano altri. Sì, sì. In questo senso la scelta di Ljajic e di Gervinho esterni potrebbe essere proprio
come posso dire, indirizzata per questo motivo qui. Quindi no? Un gioco molto più centrale, diciamo, con un fraseggio lì, una spinta e in sé, anche perché i centrocampisti dell'Inter, vista la formazione, dovrebbe essere questa, propone giocatori molto più portati alla fase offensiva, certo. Se tu li porti nella propria metà campo, a 20 metri dalla propria area, lì fanno sicuramente fatica. Ferretti, noi ci vedremo questa sera allo Stadio Olimpico, ma io me lo auguro, e se proprio non deve succedere speriamo che sia per colpa mia, ovviamente. Cioè, hai visto, certo. Mai, ma perché tu quello perché lo stavi a ditte. Ciao Mimmo, ciao Mimmo, ciao, grazie, ciao.